pochi minuti al primo quarto di finale tra Brescia e Milano. Non tocca a te perché commenterai la seconda partita, quella tra Varese e Pesaro. Innanzitutto, che partita ti... Beh, siamo con Andrea Meneghin, credo che Varese non abbia bisogno di presentazioni. Che partita ti aspetti tra Varese e Pesaro? Partita spumeggiante. Le cifre parlano chiaro, sono due dei migliori, sono i migliori attacchi del campionato. Sto facendo una pallacanestro che entusiasma, che piace, diverte. Si sono già affrontati a Pesaro con punteggi stellari, grandissimi parziali, quindi mi aspetto una partita divertente. Ecco, c'è un giocatore di Varese che ti piace in maniera particolare tra quelli a disposizione di Brasi? Allora, Giancarlo Ferrero, perché lo vedo sempre al supermercato. Poi Guglielmo Caruso mi piace parecchio, come sta in campo, l'attitudine, l'atteggiamento, anche la faccia tosta. Poi vabbè, ovviamente la parte straniera, Reyes è quello che mi entusiasma di più perché è dappertutto, rimbalzi, tiri da tre punti, difesa, canestri, un po' quasi come a scomodare Manuel Raga, un po' funambolici in controtempo, e quindi mi piace parecchio. Ecco, una curiosità, tu hai commentato e visto tantissime Eurolega anche in questi anni. Colby Ross è un giocatore che secondo te può ambire l'anno prossimo, nel giro di due anni, all'Eurolega, o ha un modo di giocare un po' particolare che magari accanto alle mamme santissime delle altre squadre potrebbe essere un pochino non così accettato? Sai, dipende dalla filosofia, dalla mentalità della squadra e del coach. L'Eurolega, abbiamo visto alcuni giocatori, vedi Nazem Trulong che a Brescia aveva quel tipo di gioco a 100 all'ora, a avere difficoltà a Milano a livello di Eurolega, eppure a Brescia aveva fatto gli sfracelli. Io lo auguro, perché ovviamente sarebbe un ulteriore step per la sua carriera, economicamente anche come soddisfazioni sarebbe davvero una gran cosa. Sta a lui e ovviamente un allenatore, una società che crede nel suo modo di giocare. Grazie Andrea, ci hanno spento le luci, quindi è tempo di cominciare la Coppa Italia. A presto. Ciao, grazie a voi.